Buonasera a tutti, benvenuti alla decima puntata di Sette Pagine, il format sull'editoria del quotidiano Sette Comuni Online. Questa sera, come sempre, con me Marinella Salvan per Onda Adulto Edizioni. Buonasera Marinella. Buonasera. Questa sera parliamo di un altro tema che è stato, diciamo, tirato in ballo dal Covid in questo ultimo anno. Il tema dell'architettura, come si sta modificando in base alle esigenze determinate dalla pandemia, perché insomma, le nostre case sono state il nostro unico rifugio in questo ultimo anno, e evidentemente qualche nuova esigenza c'è. Con noi, ancora una volta questa sera, Elisa Pattaro. Buonasera. Buonasera Elisa, e questa sera presentiamo due libri di Onda Adulto Edizioni, uno dell'autore Stefano Pellegrini, che Noi viviamo in periferia, e uno invece di Giovanni Carraretto, che è un architetto, buonasera, Buonasera. autore del romanzo Ti parlo di me. Lascio la parola a Marinella e buona serata. Io non vedo la dottoressa Pattaro. Voi Sì, la vedete? la vediamo, la Sì, vediamo. ecco, Io mi perfetto. vedo. Benissimo. Allora, noi siamo qui in compagnia, come al solito, con la dottoressa Pattaro e non leggo il tuo curriculum perché si sa che il curriculum è il sistema migliore per addormentare il cervello. Sei una psicologa e tanto altro. Giovanni Carraretto, architetto da tantissimo tempo e... Scusate un attimo, si è staccato il computer e mi dice che se non lo riattacco sparisce. Ecco qua. Sei architetto e poi abbiamo Stefano Pellegrini. Questi due nuovi ospiti della serata sono autori di due libri della Onda Adulto Edizioni. Giovanni Carraretto, Ti parlo di me, e Stefano Pellegrini, Noi viviamo in periferia, tutto quello che... che mi serve veramente sapere, l'ho imparato in Bovisa. Parliamo un po' delle nostre città. Noi sappiamo che ogni nazione, ogni paese, ogni città ha il suo stile architettonico. E, in un passato dove la storia ha avuto un ruolo importante, non può non aver lasciato il segno. Quindi caratterizzando con stili, con delle caratteristiche particolari, ma al tempo stesso lo stile delle città, dei paesi e delle abitazioni è stato anche modificato a seconda delle necessità dei cittadini e degli abitanti stessi. Giovanni, tu sei giovanissimo, ma sei architetto da diversi anni, ti sei laureato prestissimo e sei operativo già da un po' di tempo. Quanto lo stile architettonico influisce sulla vita delle persone e viceversa? Allora, io direi tantissimo, buongiorno a tutti, buonasera a tutti intanto e grazie per l'invito. Più che stile, io parlerei in prima battuta di spazio urbano, poi in seconda battuta si passa invece ad un livello, a una scala più architettonica, ed entrambi questi livelli che convivono nella città, in qualche modo hanno tantissimo a che vedere con la psicologia umana, con il vivere, con l'abitare. Ecco, da sempre l'uomo ha sempre cercato di costruirsi l'archetipo della casa come luogo sicuro, prima per protezione verso l'esterno e poi anche come sicurezza interna psicologica. Questo fattore qui lo ritroviamo sia nella costruzione dello spazio urbano, sia nella costruzione dello spazio più intimo, che è quello invece più domestico. E in questo periodo storico in cui appunto abbiamo dovuto rinunciare a tantissime cose, tra cui la socialità, appunto, che si ha nello spazio urbano, invece abbiamo riscoperto quello che è lo spazio un po' più intimo e domestico, che è della propria casa. Da un lato, con dei riscontri positivi, ovvero abbiamo riscoperto tantissime attività che prima avevamo in qualche modo dimenticato nella routine professionale o di lavoro, e per contro, invece, ci siamo ritrovati tra quattro muri a dover lavorare, magari chi ha dei figli deve tenere dei figli, chi deve far da mangiare,
e senza, quindi abbiamo rinunciato in qualche modo a quello spazio sociale che invece è al di fuori della casa. E in questo l'architettura e l'urbanistica nella storia hanno dato testimonianza appunto di quanto valore abbia sia lo spazio urbano sia lo spazio domestico. Tu Stefano, beh, anche del tuo curriculum non parlo, perché chi vuole conoscerti basta andare a vedere, anche tu hai un curriculum di tutto rispetto. Tu sei originario di una cittadina del centro Italia, Bassano Romano. Sei andato poi a vivere a Milano e hai trovato alloggio, un'abitazione in Bovisa. Che differenze hai trovato tra Bassano Romano e Milano proprio, non tanto Bovisa, proprio Milano? Allora, Milano e Bovisa, diciamo che appena sono arrivato in Bovisa, il primo impatto è stato che io, venendo da un paese di 4.000 abitanti, il primo pensiero è stato: sono in un video rap. Piazze in cemento, ragazzi che bevono peroni sui muretti, la lingua più parlata, l'arabo, e quindi è stato sicuramente un impatto forte. La sorpresa è stata che sotto la superficie ho cominciato a notare molte somiglianze tra un paese nelle colline del centro Italia e una periferia milanese, e da lì è nato un po' il libro. Nel libro racconti anche la diffidenza di alcuni tuoi colleghi quando hai detto che saresti andato a abitare in Bovisa. E vuoi dire invece perché sei stato piacevolmente sorpreso dal quartiere? Non ti nascondo, allora, io sono nata a Milano. La mia nonna, quando doveva dire una parte molto lontana di Milano, io sono nata proprio in centro, cioè mia nonna era nata proprio vicino alla piazza del Duomo, no? Quindi, E quindi quando doveva dire una cosa lontana diceva andiamo in Bovisa, no? Quindi ecco. Ho capito, ma io sono cresciuto, diciamo, non sono di Roma, però sono cresciuto con l'idea di Roma, quindi Duomo, Bovisa, se per noi sembra una distanza piccola, cioè probabilmente Bovisa se la trasferissimo su Roma sarebbe quasi in centro. Quello che mi dissero i miei colleghi quando gli raccontai che avevo deciso di prendere casa a Bovisa fu che insomma era una brutta zona, che era meglio se ci ripensavo, e quando insomma gli ho detto che sotto casa mia c'erano dei bambini che giocavano anche la sera, che è una cosa che io trovo impensabile trovare in una città, tanto più in una periferia, mi risposero: non sono bambini, sono nani che spacciano droga. E da lì, anche un po' per rispondere ai miei colleghi di allora, ma anche un po' per riraccontare una periferia che è raccontata sempre un po' come o il degrado o il disagio o appunto dai rapper per far vedere che sono dei delinquenti che vengono da periferie disagiate, viene sempre raccontata con questa modalità. Invece quello che ho visto è stato una rete di protezione, anche che è un po' tipica dei paesi, io l'ho notata perché ne vengo, anche per tutte quelle persone un po' più fragili. Cioè, la prima cosa che ha fatto nascere il libro è che tutte le volte che andavo in macelleria trovavo un piccolo signore anziano seduto e dopo un po', insomma, ho chiesto chi fosse, se era un parente del proprietario, e il macellaio mi ha detto che no, era un signore anziano del quartiere che non sapeva dove andare, e quindi passava le giornate là, e loro l'avevano adottato, loro e la lavanderia lì vicino, passava un po' di tempo di qua, un po' di tempo di là. Così, trovavo compagnia. Esatto. Giovanni, tu hai scritto una tesi, presentato una tesi per il tuo dottorato. Ci puoi parlare della differenza che si percepisce fra il vivere in città, in località, in aree interne? Sì, io la tesi la sto scrivendo ancora, la consegnerò a fine anno, quindi è ancora in itinere, sta venendo bene, speriamo di essere pubblicato con buon successo. Ormai da 2 anni e mezzo sto ricercando appunto una soluzione, un possibile scenario, un progetto italiano per le aree interne, un modo, uno scenario per ritornare in qualche modo ad abitare quello che è gran parte del territorio italiano, che io nella mia tesi definisco come svantaggiato, interno e montano.
che se sommando la mappatura italiana di queste tre aree arriviamo quasi al 70-77% di tutta la superficie italiana, quindi stiamo parlando di gran parte del territorio, non solo in termini di superficie ma anche in termini di abitanti. È vero che per il 2050 c'è una tragica previsione che il 70% della popolazione mondiale vivrà in città, però è anche vero che nella mia tesi, e anche un po' il fine che devo dimostrare, cercherò di dimostrare che invece il territorio minore, il territorio interno, ha una serie di episodi di sperimentazione sia sociale, sia architettonica, sia socio-economica, che invece lasciano trasparire una certa speranza per i prossimi anni e per il futuro prossimo. Sempre in tema Covid, visto che oggi stiamo parlando di Covid e città, le aree interne secondo me in questo momento si devono giocare una grande carta, che è la carta della natura, di una concezione diversa della città, dello spazio, dell'abitare e del vivere. E quindi secondo me è un momento cruciale se vogliamo, come Italia, come paese o anche come singolo territorio, provare a cambiare una virgola di questa tendenza. Che tra l'altro, no, mi permetto proprio di... perché ricordiamo che Sette Comuni Online è il quotidiano dell'Altopiano di Asiago dei Sette Comuni, e l'Altopiano è proprio una di queste aree interne, infatti ecco. Stiamo per ricevere proprio dei fondi, anzi abbiamo già ricevuti i primi 10 milioni di euro proprio per le aree interne, ed è proprio, cioè, secondo me è questa che tu dici, Giovanni, della spinta verso la natura, eccetera, è una cosa che avremmo dovuto forse far evolvere prima, senza dover aspettare il Covid, no? Perché effettivamente è una cosa che sono territori che già si prestano di per sé. Senza doverlo necessariamente imporre come modello alternativo rispetto alla città, ma deve essere certo, una sorta di modello complementare, no? In cui le aree interne forniscono servizi ecosistemici, natura e tante altre cose, in cambio di servizi invece terziari, socio-economici, che la città invece per sua natura è in grado di offrire, no? Quindi ci deve essere uno scambio, non deve essere un ritorno al contado piuttosto che alla terra, ma deve essere uno scambio anche innovativo, se vogliamo. Elisa, quanto lo stress che si vive in città può influire sullo stato psicofisico, e quanto beneficio può avere lo spostarsi verso le periferie in questo momento o in aree più confacenti, più adatte al vivere comune, insomma? Beh, sicuramente devo dire che allora la città è caotica, ok? Quindi per quanto poco ha dei ritmi molto pressanti. Si è sempre in mezzo alla gente, se si prende i mezzi pubblici è strapieno di persone, si arriva magari se si deve prendere il tram, si deve magari correre perché comunque si deve fare l'ultima cosa, oppure si è imbottigliati in qualcosa che è il traffico, quindi è... Diciamo che il ritmo della città è molto più caotico e quindi molto più stressante rispetto che appunto a un territorio interno, come si diceva, appunto può essere la montagna, come può essere la campagna, i ritmi sono molto più distesi e quindi sicuramente incide tantissimo sullo stress, perché comunque viene richiesto un certo ritmo. Non solo dal punto di vista magari lavorativo, che magari anche se uno abita in campagna, ok, può avere un lavoro in un'azienda, però poi va a casa e c'ha dei ritmi, prende la sua macchina, si disposta da quello che è un ambiente caotico e si rilassa. Un'altra questione è lavoro, casa, all'interno di una città caotica. È come se non staccasse mai. E in più in una città dove magari gli ambienti non sono così spaziosi. Questo incide tantissimo
nel senso che magari non ha una casa con che non ha magari terrazze, oppure che ha comunque degli spazi ridotti, perché soprattutto se sono città come Milano, Roma, cioè un appartamento costa tantissimo. Quindi non è che si può prendere un appartamento così grande, così ampio. E anche questo crea comunque del grosso disagio, perché gli ambienti, gli spazi, se sono piccoli, c'è più bisogno di libertà. È proprio una questione psicologica, c'è proprio una materia, la psicologia dell'ambiente, che va proprio ad approfondire questo tipo di problematica. Una cosa che io non ho mai detto nei vari incontri, potete interagire, cioè io faccio una domanda, ma se volete intervenire fate pure. Infatti adesso faccio una domanda a tutti e tre. Il lockdown ha portato molte persone a lavorare da casa e questo ha cambiato le abitudini e quelli che si consideravano disagi, quali la lontananza dal posto di lavoro, dagli uffici, dal centro anche, sono diventati quasi un vantaggio, secondo me. Si sono annullati come disagi e hanno fatto emergere delle nuove necessità. Cioè, è meglio vivere in posti meno congestionati adesso alla luce di quanto è accaduto. Cosa ne pensate? Chi è che parte? Senza sormontarsi. Direi l'architetto. Cerco di rispondere raccontando un po' la mia percezione dello smart working, prima da studente e poi da giovane lavoratore. Quindi io non sono mai cresciuto professionalmente senza lo smart working, quindi ci sono dentro del tutto, no? E quando ero all'università e facevo i corsi di urbanistica e di architettura, allora si cercava di capire come recuperare il patrimonio edilizio, come impostare la città, gli spazi, eccetera, eccetera. Tra le varie funzioni c'era sempre il museo, lo spazio commerciale, il famoso spazio di co-working o smart working in cui questi lavoratori telematici si sarebbero rintanati per svolgere la propria professione. E all'epoca sembrava quasi, vabbè, non sappiamo cosa metterci, ci mettiamo qualcuno che lavora col computer. In realtà, già quando lo pensavamo, nei paesi del nord Europa, Olanda, Danimarca e Svezia, lo smart working è ormai una consuetudine da più di 10 anni, quindi non era tanto sconvolgente. Dopodiché mi sono laureato, ho iniziato a lavorare prevalentemente in ufficio, quindi senza utilizzare lo smart working, e adesso con questa storia sciagurata del Covid ci siamo ritrovati invece a doverne usufruire. E quindi di fatto mi sono ritrovato io ad essere quel personaggio che mettevo nei progetti di architettura e di urbanistica, no? Rinchiuso nella stanzina, dover utilizzare un computer, eccetera, eccetera. No, questo per dire che il lavoro telematico ha distrutto, diciamo, i tempi di spostamento verso il luogo di lavoro. Per contro, secondo me, come svantaggio, invece ha ridotto, secondo me, la curva di apprendimento che si ha invece a contatto con i colleghi, no? E banalmente, se io non so qualcosa la chiedo a quello in fianco, se io in fianco non ho nessuno, devo essere forzato ad alzare il telefono e chiamare. Questo, se vogliamo, in una settimana di smart working non incide, però se lo protraiamo nel tempo, in un anno, 2 anni di lavoro, io penso che l'apprendimento, parlo di me come giovane lavoratore, sia enormemente ridotto. Quindi questo è un grande rovescio della medaglia. Quindi da un lato sì, è vero che i tempi di spostamento sono cancellati, quindi la nostra vita anche come qualità dello spazio e del tempo libero è migliorata, però secondo me ci sono anche altri aspetti come quello appunto dell'apprendimento che invece rappresentano degli svantaggi notevoli. Anche come spunti, direi, nel senso che io lo vedo nel mio lavoro, ma penso anche come architetto, insomma, anche il semplice spostamento casa-lavoro ti fa venire l'idea, ti fa pensare, ti fa conoscere persone nuove, così che lo smart working ha completamente cancellato. Sì, infatti io sono completamente d'accordo con i finlandesi che o pretendono la settimana lavorativa da 4 giorni oppure il 2+3, cioè 2 da casa e 3 in ufficio o viceversa. Esatto. Che secondo me è quello che stiamo anche adoperando noi in ufficio
qua a Mestre senza essere a Copenaghen, e tutto sommato funziona come compromesso. Stefano? Ma io facevo una riflessione sul fatto che il Covid le periferie lo hanno retto meglio, nel senso anche andando a guardare i dati economici, hanno parzialmente assorbito le difficoltà del periodo grazie al fatto che la gente smetteva di emigrare in centro per tutto il giorno, ma viveva più in periferia, spendeva un po' più in periferia, magari si ritrovava a fare la spesa al negozio sotto casa più di frequente e così via. Mi risulta anche che, ma questo l'architetto mi correggerà se dico castronerie, che il mercato immobiliare è un po' cambiato, cioè si è ridotta la ricerca del piccolo monolocale in centro, dove conta la posizione anche di un metro quadro per una casa un po' più spaziosa, meno centrale, magari con un balcone. È cambiato proprio il modo di vivere di Milano, secondo me, e non credo che una volta che sarà finita l'emergenza si ritornerà completamente indietro. Personalmente credo molto in una città che attendere superi la divisione tra centro e periferia, onestamente, per portare a compimento un modello di una città dai molti centri. Sì. Elisa? Sì, mi collego anch'io con sia a Stefano che a Giovanni su questo aspetto qua, nel senso che c'è proprio un cambiamento ed è giusto anche che ci sia. E per fortuna, da un lato, è un bene di questa pandemia, una conseguenza positiva, cioè che fa riflettere su quello che di solito era assodato, nel senso di andare a lavoro, di avere questi ritmi, no? C'è stata la possibilità di una sorta di blackout che ha portato a delle riflessioni. E quindi proprio lo smart working, ok? Si è sempre ben sentito parlare di questo smart working, va bene, lo mettiamo in pratica. Abbiamo visto che però lo smart working al 100% non è il massimo, perché effettivamente taglia tutte quelle che sono le relazioni sociali che aiutano tantissimo, il confronto con i colleghi, ma può essere dalla scrivania a scrivania, cioè nel dirti ti viene in mente una cosa, oppure non so, ti manca qualche cosa, ti manca quello spunto, di mi rivolgo al collega che è di fronte. Manca nello smart working completamente, c'è un azzeramento di questo, e quindi è proprio è vero sull'apprendimento, che l'apprendimento è comunque fondato su una relazione che può essere una relazione educativa, ok, ma che è una relazione sociale alla fine, è quella educativa, c'è poco da fare. E mi collego al discorso che faceva un po' Valentina, che diceva il fatto che dell'idea, nello spostamento, prendo me come esempio, che io... Vabbè, ho uno studio privato qui a Mestre, però ricevo in un poliambulatorio vicino ad Olo. Da casa mia sono un tot di chilometri, sono 40 chilometri all'incirca. Beh, io in quei momenti là a volte anche penso, aspetta, ho questo paziente, ho questa persona, mi permette comunque di avere un tempo anche disteso, dove io non sto facendo qualche cosa, che io posso pensare a dare il meglio di me, a livello anche professionale. Quindi con lo smart working questo viene tolto. Io per fortuna, anche essendo in zona rossa, posso sempre lavorare, perché sono considerato come un operatore sanitario, insomma, quindi bene o male ho sempre lavorato. Però nel primo lockdown ho fatto tantissime videochiamate, delle sedute online, e ok, per fortuna ho detto che c'è questa possibilità, perché se non ci fosse, i miei pazienti, le persone che avevano bisogno, non avevano neanche questo tipo di strumento. Però mi è mancato tantissimo, infatti io, avendo la possibilità e vivendo fuori città, in campagna, avevo la possibilità comunque, mi facevo la mia seduta online, poi io andavo, avevo... ho questa fortuna di avere un boschetto dietro casa, anche recintato, andavo a correre o camminare, ho fatto il solco alla fine del lockdown, tipo Criceto, facevo sempre lo stesso giro, però mi ritengo molto fortunata.
Diciamo che il lockdown ha portato anche a riflettere su alcune cose, quindi sicuramente qualcosa di c'è stato negativo, ma anche di positivo, e lo vedo in questo, che sul fatto di riflettere su alcuni aspetti. Abbiamo provato lo smart working forse una settimana, cioè 5 giorni su 5 o 7 giorni su 7, adesso non so il tipo di lavoro, ok, non va bene. Va bene magari appunto una formula come dice Giovanni, no? O come quella, cos'è che hai detto, svedese, norvegese? Vabbè, ciao, vabbè, è tardi, scusate, ok, finlandese, paese nordico, mettiamola così, ecco, dove la formula è la migliore, ma perché appunto comunque tiene conto di quelle che sono le relazioni sociali, che sono fondamentali. Noi siamo persone, siamo esseri sociali, non ci puoi chiudere tra quattro mura. Infatti effettivamente poi appunto magari l'aspetto positivo è su questa cosa, il mercato immobiliare si è spostato in dove spazi un pochino più grandi, il balcone, perché nel lockdown chi era su un appartamento che non aveva neanche un balcone, cioè sbatteva la testa contro il muro o guardava fuori dalla finestra, apriva la finestra e metteva fuori la testa, deleterio, una gabbia. Quindi diciamo che c'è stato questo, la conseguenza di un lockdown, di una pandemia porta a questo. Per fortuna siamo esseri intelligenti dove possiamo apportare dei cambiamenti su quello che sono anche l'architettura e le strutture, dove come il nostro posto sicuro, come diceva Giovanni, nel senso la nostra base sicura, l'attaccamento, la nostra casa, ok? Quindi dobbiamo pensarla al meglio, dove dobbiamo stare bene. Ancora di più adesso perché lo smart working sì, da un lato ha migliorato la qualità della vita, perché uno dice vabbè, non devo andare alle 8 della mattina a lavorare, posso lavorare più o meno quando voglio, io me lo gestisco, però per contro lavori tutto il giorno perché non hai quel periodo, esatto, quel momento di stacco dove esci dall'ufficio, arrivi a casa e chiudi la porta del lavoro, no? No, sì, non hai stacco. Quindi la casa diventa anche il contenitore dello stress, di tutti i pensieri, esatto, e quindi deve essere pensata ancora meglio di prima per essere un motivo di benessere, un posto dove star bene. Infatti. Facendo riferimento alla Finlandia, siccome non è di adesso lo smart working là, probabilmente sono arrivati a queste soluzioni dopo aver fatto vari tentativi, aver visto cosa fosse meglio e più produttivo anche. Penso che sia questi tempi siano motivati delle prove, insomma, negli anni. Sì, dopo è vero che in Finlandia tutto sommato grande necessità di lavorare non ce l'hanno, visti i dati economici di PIL pro capite, quante risorse e numero di abitanti, però insomma è comunque poi fa freddo, quindi sì, se possono evitare di uscire quando bene stanno a casuccia loro vicino alla stufa, caminetto al calduccio. Giovanni, in base a quello che è stato detto, a quei disagi che sono stati affrontati durante il lockdown, le case per esempio per l'impossibilità di uscire, come è stato detto, case senza balcone, di spazi anche fruibili all'interno degli edifici comuni perché non si potevano frequentare, è stato dato un input agli architetti? E se sì, come è stato accettato? Allora, il grande input che viene fuori dall'ultimo decreto rilancio, che purtroppo più che un input è una sciagura sulla nostra classe professionale, sull'Italia intera, che è questo benedetto 110, che non ha granché a che fare con la qualità della vita nelle case, ma ha solo il fine energetico, di riqualificazione energetica. Al di là di questo non ci sono grandi indicazioni o prescrizioni sulla condizione e la qualità degli spazi della casa, no? Neanche della città in generale.
io vivo sempre a cavallo tra due dimensioni, da un lato quella accademica, universitaria, quindi la ricerca, e dall'altro quella invece più professionale, che è più applicativa, più concreta, se vogliamo. Allora, da una parte mi spingono a prefigurare uno scenario futuro che debba migliorare in qualche modo le condizioni attuali, dall'altra devo raccogliere le mie stesse prescrizioni che faccio dall'altra parte, farle proprie e cercare nei progetti di essere quantomeno coerente con quello che si dice dall'altra parte. Però a livello nazionale non ci sono indicazioni su come appunto migliorare questa benedetta qualità degli spazi domestici, che invece in questo ultimo anno e mezzo è stato un po' decisiva anche nella qualità dell'abitare. E per contro, invece, a livello puramente commerciale, quindi economico, c'è una grandissima richiesta da parte di imprenditori, impresari o comunque chi investe nell'immobiliare, di investire tantissimo sulle terrazze. Quindi se prima la dimensione del soggiorno, piuttosto che il numero di camere o la dimensione del ripostiglio, erano fattori decisivi a livello di valore immobiliare o anche di appetibilità immobiliare, adesso invece la fa da padrona la superficie, i metri quadri di terrazza. Ancora di più se la terrazza ha una profondità che consente appunto di poter mangiare all'aperto piuttosto che stare in compagnia. Fino a qualche decennio fa la terrazza era quel classico metro, metro e venti che circondava la casa, dove mettevi fuori la macchina della pompa di calore piuttosto che della caldaia, e lo stendino e le scarpe dopo aver fatto una corsa al parco. Adesso invece la terrazza diventa il soggiorno all'aperto, no? Quindi quello spazio che anche al quarto piano ti consente di mangiare guardando un albero, semplicemente. E questo, secondo me, è l'elemento che emerge di più da questo ultimo periodo. Io penso che il lockdown come misura politica di risposta alla pandemia non sia più ripetibile, né in termini economici né in termini sociali. Ci saranno altre eventuali politiche di contenimento, di isolamento, eccetera, però non il lockdown. Quindi è vero che la terrazza è importante, però penso, e faccio riferimento in questo caso per esempio ai piccoli centri storici, che grandi terrazze per natura e morfologia sia del territorio che dell'edificato storico non possono avere. Ecco che ritorna importantissimo lo spazio urbano, che nelle periferie, e Stefano qua ce lo può dire meglio di me, viene un po' a mancare, se non proprio non esiste, in quanto magari lo spazio urbano diventa semplicemente lo spazio di trasporto, no? La strada o qualche spazio interstiziale tra quartieri mal pensati. Invece nel borgo storico, che ha una stratificazione millenaria e secolare di architettura, che risponde forse più a bisogni dell'abitare piuttosto che altri bisogni funzionali che invece la città moderna ha, ecco che nella città moderna, nella periferia, si ragiona in termini di ok, ho la terrazza più grande, devo avere lo spazio, devo avere il verde sotto casa, devo avere una serie di benefit che mi possono rispondere in qualche modo all'isolamento che abbiamo sofferto. Nel centro storico invece questo non lo posso avere, perché sono costretto dalla morfologia del centro, e quindi ecco che riemerge invece la centralità della piazza, no? Delle piazze, dei vicoli, degli spazi esterni, dove fino a 50 anni fa, o comunque prima della Seconda Guerra Mondiale, si viveva per la maggior parte del tempo. Quindi c'è anche... Prego, Stefano. No, volevo dire a Giovanni, però per esempio Milano, insomma, tutta la dimensione delle periferie ha anche una dimensione di parchi piuttosto importanti, anche le... insomma, fuori al Parco Nord, che è gigantesco, penso la malfamata Quarto Giaro al parco di Villa Schneibler, che è bellissimo. Quindi sono d'accordo, però ci sono anche delle grosse eccezioni. Sì, e Milano è una grossa eccezione, perché Milano è una grossa eccezione. Da 20 anni stanno ragionando in condivisione con quelli che sono gli obiettivi anche europei di sostenibilità ambientale, di rigenerazione urbana. Infatti gli esempi che hai citato tu sono perfettamente coerenti con questo. Purtroppo rispetto alla grande totalità delle periferie italiane, Milano è una buona eccezione, sì. Una positiva eccezione.
Una mosca bianca. E non tutti la conoscono, perché all'interno delle case c'è molto verde a Milano, ma all'interno, anche in centro, all'interno delle case ci sono bei giardini. E pensavo anche all'arredo urbano, perché ci sono dei posti in cui magari i sindaci hanno fatto togliere le panchine affinché i senza tetto non potessero dormire, fermarsi, persone che vengono dall'estero, eccetera. Adesso forse si ritornerà a un arredo urbano più a misura d'uomo, cioè meno prati esteticamente bellissimi, ma più fruibili. No? Forse vado sempre è... io. Sì. Sì, giusto, sì. L'arredo urbano è molto sviluppato nelle città più contemporanee, che hanno una storia più recente, anche come luogo sociale del tempo dello stare, no? Nella città, del condividere il tempo nello spazio urbano. Mi riferisco sempre a quello che studio per la maggior parte del tempo, quindi i centri storici. L'arredo urbano è un gradino, è una scalinata, è la cornice di un'aiuola del platano in centro alla piazza, e quindi di fatto è l'archetipo della panchina tonda attorno all'albero, piuttosto che di una serie di elementi urbani che adesso vanno di moda, ma insomma che sono stati ripresi anche nel progetto urbano più recente. Quindi sì, forse è vero, puntare un po' meno sul giardino all'inglese o quella retorica estetizzante del giardino tagliato con la forbice, per uno spazio invece più vivibile, fruibile da tutti, anche a livello sportivo, semplicemente sia per bambini che per adulti. E soprattutto un altro tema che per le periferie è fondamentale e da anni si dibatte con risultati alterni, che è quello della rigenerazione urbana degli spazi interstiziali urbani abbandonati, come sono le varie zone di transizione economica delle industrie, piuttosto che piazzali logistici che devono essere riconvertiti, ed ecco che c'è l'occasione per riforestare il tessuto urbano, che è certo un aspetto fondamentale. Elisa, sempre ti faccio le domande in base al tuo lavoro, alla tua esperienza. Ci sono stati episodi di disagio, di ansia, di paura a seguito di queste restrizioni che tu abbia percepito personalmente o che tu abbia sentito tra colleghi? Sì, nel senso, allora io magari seguivo già dei pazienti con dei problemi di fobia sociale, e dove effettivamente con il lockdown si è acutizzato. Il mio approccio è cognitivo-comportamentale. Questo cosa vuol dire? Vado a lavorare sul cognitivo, sul pensiero, per modificare il comportamento. Tutto quello che è l'evitamento è un rinforzo negativo del problema, quindi della fobia sociale. Se le persone evitano, okay, tutte quelle che sono i contatti sociali, aumentano la fobia sociale, aumentano il problema, aumenta il disagio. Il lockdown aumenta il disagio in questo caso. Ho questo esempio come ho l'esempio di un disturbo ossessivo compulsivo da contaminazione, dove la sua casa non può essere usata da nessuno, nel senso che la sua casa è il luogo protetto, è super igienizzata, quindi tra virgolette l'uso della mucchina e degli igienizzanti, cioè per loro era il pane quotidiano prima, figurati dopo. Sì. E in più appunto magari pazienti che ero riuscita, insomma stavamo lavorando bene, con il lockdown diciamo che abbiamo avuto una grossa battuta d'arresto, perché tutto quello che era una ripresa di una sorta della propria vita, della qualità di vita, perché chi soffre appunto di disturbo ossessivo compulsivo da contaminazione ha un ritiro sociale completo, perché comunque qualsiasi persona esterna gli può portare della contaminazione, può portargli dello sporco, perché io non so dove sei stata tu prima di incontrarmi.
Quindi tutto quello che è il lockdown ha aumentato tantissimo, o una battuta d'arresto su quello che poteva essere appunto un qualcosa che stava migliorando a vista d'occhio, oppure anche altre persone, anche giovani, con non tanto fobia sociale, ma una fobia d'allontanamento, attacchi di panico, allontanamento da casa per diverse paure sottostanti da diversi altri problemi, con lockdown stavano benissimo. Nel momento in cui hanno iniziato a rilasciare, infatti, Elisa, guarda, non ho bisogno, perché magari sono ragazze giovani, quindi ci diciamo, benissimo del tu, allora Elisa non ho bisogno, non serve la seduta online, loro stavano da Dio durante il periodo del lockdown, perché facevano tutto l'evitamento, che è quello che è il rinforzo del loro disturbo. Nel momento che hanno allentato queste restrizioni, ne sono iniziati i problemi, perché loro dovevano riprendere un po' quello che era l'attività esterna dal loro contesto, che era la casa, e lì mi andavano in attacchi di panico. Certo. Quindi abbiamo dovuto riprendere, poi comunque con un vissuto di fallimento, infatti ho dovuto riprendere tutto, perché di solito poi si attacca su questa cosa, sull'autostima, allora non ne uscirò mai, sono io che sono fatta così, e quindi ho dovuto, cioè il lavoro è stato notevole, perché sulle cose che poi di per sé per me la soddisfazione è far star bene. Quindi quando mi arrivavano in queste condizioni, poi tra l'altro anche io dicevo, Madonna, ma che inizialmente, forse ho fatto qualche cosa di sbagliato io, perché poi mi metto in gioco io, forse cioè, quello che ho utilizzato fino adesso non funziona più, come mai? Ho cercato di fare una riflessione più oggettiva, quello senza di lasciarmi trascinare da quello che è magari un pessimismo cosmico di Leopardi. Ho detto, no, forse aspettiamo un attimo. Forse è dovuto ad una condizione, nel senso che quello che io mettevo in atto è ovvio che non ha funzionato, perché c'è stato un levitamento, quello che io di solito gli dico che devono lavorare, su cui devono l'esposizione alla paura graduale, naturalmente, per sconfiggere le fobie. Col lockdown non hanno potuto metterlo in pratica, quindi sicuramente si è acutizzato il problema. Ma adesso in qualsiasi lavoro bisogna cambiare anche modo di parlare, è stato un momento complesso, indubbiamente, e sfidante, perché è stato un momento che ci ha messo in gioco, e adesso siamo in più in un momento di ampio respiro, ci stiamo riprendendo la nostra vita, ma indubbiamente dei cambiamenti ci sono stati in qualsiasi lavoro. Ricordiamo che in molti lavori l'importante è l'espressione del volto, dietro la mascherina non si vede, anche il profumo che si ha, perché non dimentichiamo che certi profumi possono stimolare, tipo quelli agrumati, oppure tranquillizzare, tipo ci sono diversi profumi più dolci, più come si chiama quella bacca lunga e stretta, Valentina? Cannella? Vaniglia? No. La vaniglia, ecco, la vaniglia è un profumo che si usa moltissimo per tranquillizzare negli ambienti dove magari c'è un maggiore impatto, i colori, quindi anche gli uffici più dove c'è il plexiglass sono anche impattanti in maniera diversa, quindi come dici tu, qualsiasi lavoro deve cambiare in questo periodo e andando avanti ancora di più. Allora, parliamo un po' di questo libro. Noi viviamo in periferia di Stefano Pellegrini. Allora, Stefano Pellegrini e poi Giancarlo Mongelli che ha scattato delle bellissime fotografie del quartiere. Tu vieni da Bassano Romano, che appunto avevamo detto è una cittadina del centro Italia. Quando sei arrivato a Milano, tu nel libro parli anche delle luci, delle vetrine. Che impatto hanno le luci e vetrine e quanto, che impatto può aver avuto spegnere le insegne luminose e abbassare le vetrine?
in una, una divisa che non è che sia un quartiere particolarmente esteticamente all'avanguardia, diciamo, è un quartiere da vivere. Beh, credo che lo abbiamo visto tutti, nel senso che un quartiere senza negozi o senza vetrine, e per negozi intendo anche bar, attività, è un quartiere morto, e quando le abbiamo abbassate abbiamo avuto un po' tutti la stessa, credo, la stessa impressione. Sì, io mi sono particolarmente innamorato delle vetrine della Bovisa, soprattutto le più particolari. Che ne so, il Ferramenta con la maschera antigas in vetrina per motivi assolutamente ignoti, il sexy shop che cambiava vestiti ai suoi manichini a seconda delle stagioni, sì, sicuramente è una parte del vissuto del quartiere forte che adesso ha preso una bella mazzata e dobbiamo tutti dargli un po' una mano, questo assolutamente. Giovanni, le periferie sono fucine di innovazioni per la minore presenza o anche assenza di edifici storici o di monumenti storici. Può essere considerata una pagina bianca dove poter sperimentare? Ricordiamo anche Berlino, che è una città che cambia spesso connotazione, cambiano gli edifici con una frequenza per noi impensabile. Sì, Berlino, come la Finlandia, purtroppo è irraggiungibile, ma da moltissimi anni in Italia si parla di periferie, no? Sia prima, quando non c'erano e purtroppo le abbiamo costruite, fino ad oggi invece che ci sono, e più che una pagina bianca sono una bella pagina grigia da risolvere, e da risolvere con la matita verde, quindi con interventi di rigenerazione urbana, di riforestazione urbana, di corridoi ecologici che reintegrano quella connessione tra ambiente, contesto rurale e periferia, no? Quindi la periferia di fatto è la cintura del centro storico, non solo del centro storico ma anche dei centri funzionali e quindi più attivi anche economicamente, che a loro volta vengono circondati da un'edilizia diffusa. Noi qui nel Veneto, nel triangolo Venezia, Padova, Treviso, o meglio Mestre, Padova, Treviso, abbiamo un tessuto urbano che è praticamente continuo, no? Quindi il tessuto agrario è praticamente scomparso, comunque si è molto ridotto come dimensione anche di singola unità aziendale agricola. E le periferie continuano invece nel trend opposto, ovvero continuano a crescere. Io anche a livello professionale, ahimè, devo farne... da un lato devo ringraziare questo fenomeno che continua ad esserci, perché a livello professionale porta molto lavoro, dall'altro invece a livello di bene pubblico, sia in termini di suolo come risorsa che purtroppo non è rinnovabile e quindi deve essere tutelata, sia in termini di qualità degli spazi che stiamo costruendo. Purtroppo l'architettura, ma l'architettura senza principe, quindi senza committente, non esiste, quindi non è colpa solo dell'architetto che fa il condominio osceno oppure il quartiere residenziale di basso valore, ma purtroppo ci sono ovviamente tantissimi fattori che producono la periferia. Però Giovanni, perdonami, sarà che io ho vissuto la periferia di Milano, che come hai detto tu è una periferia anomala. Credo che ci sia moltissimo da apprendere anche a livello di virtuosità. Bovisa ha una casa ecologica costruita che nasce dalla volontà di un manipolo di sognatori nei tardi anni Ottanta, e che dopo, superando decenni di burocrazia, è riuscito a costruire, che è sulle riviste di architettura, mi dicono, però no, le ho viste, quindi di quello sono sicuro che esiste, che è all'avanguardia sotto un'infinità di punti di vista, non è trattata chimicamente, è isolata col sughero, ha i campi elettromagnetici, cioè ha il sistema elettrico fatto per generare il minor numero possibile, esatto, il minor numero possibile campi elettromagnetici, ha un parco davanti che ha donato al quartiere, quindi c'è, ma penso alla stessa Comasina, che noi pensiamo sempre per la
per Vallanzasca essenzialmente, ma la Comasina è un quartiere di viali alberati che io invito tutti a farci una passeggiata, perché è veramente un gioiellino. Lì vicino ci sono delle case fungo simili a quelli della Maggiolina, del quartiere del Villaggio dei Giornalisti, quindi sarà che Milano è una periferia anonima, però ripeto, io sono sempre un po' contro questa visione di Baghdad da salvare. Ci sono delle energie molto forti, ci sono delle cose molto virtuose, certo, non è un capolavoro, ci sono i sottopassi, ci sono tutto quello che vuoi, però c'è anche tanto a cui va data luce. Sì. Sono d'accordo, ci sono tantissimi esempi molto positivi da registrare, sia a Milano, che forse è l'apice di questo tentativo virtuoso di rigenerare le periferie, ma anche, penso anche alle mie periferie, cioè quelle del veneziano, che in qualche contesto fortunato sono riuscite a trovare una buona direzione. Io come unico e grandissimo obiettivo per le periferie imporrei di vietare il consumo di suolo. Si può ragionare sulla riqualificazione energetica, si può ragionare sulla rigenerazione degli spazi abbandonati, si può ragionare sulla demolizione di edifici fatiscenti o che comunque devono in qualche modo trovare la luce da qualche parte, però come unico must a livello proprio nazionale ci deve essere il divieto di consumo di suolo, perché è una risorsa che, come tante altre, non è rinnovabile. Adesso parliamo da 10 anni di risorse rinnovabili e non rinnovabili a livello energetico, a livello di servizi ecosistemici, eccetera, eccetera. Non si parla mai di suolo, che è una delle risorse invece primarie, sia in termini di settore primario, cioè agricoltura e allevamento, sia in termini proprio di qualità urbana nelle nostre periferie c'è bisogno di vuoto piuttosto che di pieno, quindi è su questo che secondo me va fatta una grossa riflessione, cioè come alleggerire, come svuotare, come riempire di conseguenza con spazi pubblici, con spazi verdi, con spazi che diano qualità all'edificato del quartiere periferico, che per la maggior parte, escluse appunto certe esperienze virtuose, non è di gran pregio, no? Quindi quello che mi sento da dire per le periferie a livello nazionale è proprio vietare il consumo di suolo e lavorare sul vuoto piuttosto che sul pieno. No, su quello siamo assolutamente d'accordo. Sì. Elisa, secondo te, in base a quello che è stato detto adesso, le innovazioni possono destabilizzare o stimolare le persone? A seconda dell'età, forse? Ma no. Allora, stimolano sicuramente, nel senso che le innovazioni permettono comunque di aprirsi ad un mondo che a noi, tra virgolette, sconosciuto, ma che comunque ci sono degli studi di base e di fondo, non è che viene proposta l'innovazione così. Penso al mio campo come anche al campo dell'architettura. Le innovazioni possono apportare tantissimi benefici, nel senso che ad esempio per delle fobie dove è difficilissimo magari esporsi, non lo so, le vertigini ad alto, se mi trovo in posti elevati, ok, la tecnologia mi permette, magari con una realtà virtuale, mi permette di proiettarli, di fargli un'esposizione. Sono in studio e gli faccio l'esposizione. Quindi sicuramente le innovazioni aiutano. Cioè, se penso anche a un'innovazione dal punto di vista di sinergie, mi viene da pensare, no? L'architettura, proprio quello che dice la psicologia ambientale, dove l'architetto interagisce con magari lo psicologo per capire meglio come riuscire a fare dello spazio,
una casa o di un parco, quello che è il posto sicuro, quello che rende liberi, che rende emotivamente tranquilli. Oppure, cioè, aspetta, un neurobiologo, Bud Craig, ha fatto proprio uno studio, cioè l'attivazione della corteccia, che può essere di sinistra o destra, dipende, ok, insulare, dipende da quel luogo, cos'è che mi stimola. Nel senso, mi stimola tranquillità, mi attiva un tipo di corteccia, mi stimola attività, energia, mi attiva quel tipo di corteccia. Quindi dipende dal luogo, cioè se io devo fare una palestra e devo progettare una palestra e quindi mi deve dare senso di energia, la devo strutturare in modo che il mio cervello o le persone che la frequentano danno energia, perché comunque deve, tra virgolette, rappresentarmi quel tipo di ambiente mentalmente, emotivamente ed esteriormente, esteticamente. Quindi per questo dico, le innovazioni possono creare anche delle sinergie, cioè l'innovazione non è solo la tecnologia, può essere anche appunto uno studio innovativo fatto da architetto più psicologo che ti pensano la casa, ok, in base proprio a quello che tu vuoi. Il tuo posto sicuro, perfetto, lo psicologo te la, l'architetto cerca di fare la struttura. Stefano, siamo a Milano. Siamo Cosa a Milano. Nasce a Milano prima di Cinecittà? queste sono altre storie di periferia, non molto conosciute ma molto interessanti. Si potrebbe quasi dire che il cinema italiano nasce a Bovisa, perché prima di Cinecittà, a inizi Novecento, in Bovisa c'erano già due grandi per l'epoca case cinematografiche, che erano la Milano Film e l'Armenia Film. Tra l'altro l'Armenia Film è esattamente dove è stata poi costruita la casa ecologica, cioè è stata fatta una scelta di recuperare parte della struttura dei capitelli della scritta e di incorporarla all'interno poi di quella che è quella costruzione. E hanno dato vita a film che sono considerati colossal dell'epoca, come L'Inferno di Dante, con effetti speciali incredibili per l'epoca, con i dannati Paolo e Francesca che volavano, insomma cose meravigliose, e che in realtà non è ancora perso, perché c'è una nuova associazione culturale nel quartiere gemello siamese di Bovisa, che è Dergano, gemello siamese perché non si capisce bene dove finisce uno e dove inizia l'altro, e che sta facendo tutto un lavoro di recupero e integrazione anche delle minoranze, anche della, diciamo, dell'immigrazione, attraverso il cinema. E lo sta facendo con proiezioni di cinema nei cortili delle case di ringhiera, di film stranieri sottolineati in italiano per consentire a tutti di vederlo, sia che sei straniero che se sei italiano, o se sei, diciamo, vecchio italiano o nuovo italiano, come preferisco dire io. E dando, recuperando anche lì uno spazio completamente degradato, dedicandolo a delle attività. E questa nuova associazione si chiama Nuovo Armenia, perché vuole portare avanti questa connubio tra la periferia milanese e la storia del cinema italiano. Milano. Allora, sono poco orgogliosa di Milano. Infatti, non si capisce neanche. Anch'io sono molto orgoglioso di Milano. Però. Sì, e però Milano è rimasta nel cuore. Allora Giovanni, questa diretta prende spunto dai vostri due libri. Abbiamo parlato di Noi viviamo in periferia di Stefano Pellegrini, e adesso parliamo di Ti parlo di me. Ti parlo di me è un libro, si vede così, è la storia di un rapporto epistolare fra due ragazzi, uno che vive nell'Ottocento e una ragazza che vive alla fine del Novecento.
poi nel libro si capirà come si svolge questa cosa e come è possibile. Tu hai sfruttato, hai usato questo rapporto epistolare per raccontare la vita, le emozioni, i sentimenti, le sensazioni, tutto quello che succedeva nella vita di questi due ragazzi, ma l'hai usato anche per descrivere l'ambiente dove vivevano questi ragazzi. C'è il ragazzo che vive in Provenza e praticamente tu fai sentire con le tue parole i profumi, fai proprio toccare con mano quello che tocca il ragazzo, il protagonista del libro, e lei che vive a Rio Maggiore, sulla costa ligure, e tu descrivi le case incastonate nella costa con le caratteristiche della costa ligure, e fai vedere, cioè nel libro tu descrivi molto bene i colori, le case, le strade. Tu hai partecipato anche a un incontro organizzato da Musica Lenta di Imola. Aveva organizzato questo viaggio proprio nei posti descritti dal tuo libro, e i partecipanti hanno potuto con te visitare di persona i posti dove vive la protagonista Agnese. E quali emozioni, intanto cosa ti ha ispirato questo libro, e quali emozioni hai provato quando hai portato le persone, e quali emozioni hanno provato le persone proprio a rivivere quello che viveva Agnese? Allora, il libro nasce ed è da una grossissima, un grosso carattere itinerante. È un libro che nasce dal viaggio e parla di viaggi. Nel senso, non sono viaggi miei che di fatto trasporto nei due protagonisti, anche se nelle due località io ci sono stato, ma sono viaggi sia nello spazio sia nel tempo. Nel tempo perché, come hai detto tu benissimo, la ragazza è una ragazza dei giorni nostri, che quindi studia all'università, ha una vita normalissima con le difficoltà di una ragazza adolescente che poi diventa adulta, inizia a studiare e dopo si afferma nella vita professionale. Dall'altra parte invece c'è un ragazzo che si chiama Teo ed è invece dell'Ottocento e vive invece in Provenza. Sono due territori molto vicini che hanno una storia per molti secoli, anche in grosso dialogo, in grosso contatto tra loro, e si raccontano attraverso queste lettere che in modo apparentemente inspiegabile, poi alla fine del libro in qualche modo lo si viene a capire, arrivano a destinazione e raccontano le proprie vite, le proprie vicende che si sfiorano, si incrociano fino alla fine del libro, momento nel quale si riesce un po' a capire qual è il quadro della narrazione, anche di questo scambio epistolare. È un libro che nasce sì dai viaggi che io ho fatto, ed è un libro che è molto descrittivo. A volte i libri descrittivi possono risultare noiosi perché portano via un sacco di pagine nella descrizione di ambienti, di sensazioni, di situazioni che a volte possono allungare anche annoiare. In realtà questa è una cosa che mi hanno detto anche altre persone, non è un autocomplimento, ma la descrizione in qualche modo trova sempre una via d'uscita piacevole che accompagna la lettura e che trasmette quello che io per primo ho vissuto in quei posti e quello che i due protagonisti vivono nei posti. È un libro d'architettura applicata al viaggio, nel senso che la mia formazione universitaria d'architetto la si legge nelle descrizioni dei borghi storici arroccati sia in Provenza sia sulle coste liguri. Ed è un libro che parla della vita di questi due ragazzi che in un certo senso recuperano anche moltissimi valori che la modernità ha perduto, non che questo sia un nostalgico ricordo di una vita diversa rispetto a quella attuale, ma fa riflettere su alcune trasformazioni sociali e anche psicologiche che abbiamo affrontato
io direi proprio di no, ma che eredito dalle generazioni precedenti e soprattutto a metà del Novecento. E quindi è un libro itinerante, che parla di spazi e parla anche di tempo, e questo mi permette anche di ricollegarmi, anche se non è in alcun modo collegabile al Covid, però questo fattore spazio-tempo mi permette di dire che la città è sempre pensata in primis da noi architetti, ma anche in generale, come un insieme di spazi intervallati da edifici. In realtà il Covid ci ha portato invece a considerare anche l'altra dimensione, che è quella del tempo. La città è anche un insieme di tempi che spesso devono essere sfalsati per superare e rispondere a una problematica. La città non è un tempo unico in uno spazio misto, variabile, ma è un tempo multiplo all'interno di uno spazio multiplo, quindi si complica ancora di più la dimensione della città. E questo è un concetto su cui urge una riflessione anche nella scansione dei tempi, sia lavorativi sia di tutte le attività pubbliche e sociali che abbiamo, no? A partire dalla scuola, dalla non coincidenza col pendolarismo professionale, tutta una serie di altre riflessioni che ci permettono di gestire al meglio quelli che sono i flussi della città. E in riferimento all'incontro con i lettori di quel viaggio organizzato da Musica Lenta, beh, quello è stato una vera figata, nel senso che, perdonatemi il termine giovanile, ma è stato proprio così, perché abbiamo portato una cinquantina di persone di differenti estrazioni sociali, quindi dal commerciante allo scrittore a chiunque, insomma, a passeggiare nei posti e nelle scene del libro, no? E intervallando appunto momenti musicali a momenti di lettura di alcune pagine del libro, si sono ricreate alcune sceneggiature quasi teatrali, anche se teatrali non lo sono. Però è stato divertente, perché poi non è stato il borgo, il paese era vivo, nel senso che c'era il panificio che faceva il pane, il negozio che vendeva, quindi non ci hanno svuotato il paese per farci fare la sfilata, quindi anche la lettura delle pagine è avvenuta mentre i bambini giocavano a pallone nella piazzetta, piuttosto che mentre i due cinesi si baciavano per farsi il selfie sulla scogliera, quindi è stato abbastanza anche sociale come evento. Elisa, la bellezza del paesaggio può influire sul benessere e sulla tranquillità, sulla salute della mente? Assolutamente sì, come dicevo prima, stimola proprio la corteccia, nel senso che e permette comunque di rilasciare endorfine quando si vede un bel paesaggio o comunque la natura, l'immergersi nella natura che ci dà della tranquillità, c'è il rilascio di endorfine, è proprio una cosa biologica, intendo dire, quindi assolutamente sì, per questo dico che sarebbe proprio diciamo una cosa idilliaca, dico io, il fatto che architetti o comunque chi deve pensare a delle strutture che sono case, che sono parchi, che possano comunque collaborare con psicologi o neuropsicologi, dove appunto possono aiutare magari a stare meglio, proprio ad un benessere psicologico, che è la base poi per stare bene. Certo. Stefano, tu adesso hai cambiato regione, cosa ti è rimasto nel cuore di Bovisa? Tutto, Bovisa e Milano, io diciamo le ho amate, le amo ferocemente, un po' perché ci ho passato alcuni degli anni più importanti della mia vita e ho ancora lì alcune delle persone più importanti, tra cui Elena, di cui ho dimenticato il compleanno, quindi ti faccio gli auguri in diretta, cercando di rimediare. Scusatemi, cerco di rimediare in questa maniera. E perché mi hanno accolto essenzialmente, e credo, mi sono veramente sentito accolto, e credo che sia quella la forza di Milano in generale e di alcune parti di Milano in maniera particolare,
credo che Bovisa, che ha un passato un po' operaio, popolare, mi verrebbe da dire, questa cosa sia molto forte. Hanno questa capacità di accogliere, io li chiamo gli inquieti un po' di tutta Italia o di tutto il mondo, e gli inquieti prima o poi finiscono a Milano, secondo me, ho questa teoria assolutamente non provata. E Milano si nutre di questa forza e la fa sua. Per quello Milano forse è sempre un po' avanti. Su molte cose, perché ha tutti questi inquieti che vengono dal mondo e li fa diventare milanesi, persino uno che ha l'accento quasi romano come il mio. Senti, in Bovisa c'è forse bisogno di parlare, di interagire, di scambiarsi le opinioni, di scambiarsi anche le informazioni delle origini. In Bovisa si vive quasi come in un paese dove la parola la fa da padrona. Ci potresti leggere un brano, un pezzo del tuo libro, che a me piace moltissimo, perché proprio fa capire che la necessità di interagire e anche di anticipare l'altro, no? Questa volontà di essere utile, quello del mercato, se puoi. Certo, molto grazie. Volentieri, grazie a te. No, leggi tu? Sì. Al mercato della Bovisa. Cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo troverai. Si tiene ogni domenica sul grande parcheggio davanti alla stazione. Merce sugli scaffali e per terra. Grida di richiamo, contrattazione. Ti do 10 euro, mi prendi per il culo? Istanbul incontra la periferia di Milano. Che cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo troverai. Un autoradio. Una macchina per scrivere Olivetti, modello lettera 32, una racchetta da tennis, occhiali da vista tartarugati, un arpione da pesca subacquea, una ruota di bicicletta. Cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo troverai. Un monopattino, un phon a forma di papero, un Buddha arrugginito, un orologio da muro in legno completo di barometro. Il DVD di Metropolis di Fritz Lang in versione cartone animato giapponese. Un cane bassotto in ceramica in scala 1 a 1. Bottiglia, bicchieri e vassoio in sughero di Sardegna. Una batteria d'automobile. Cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo troverai. Una testa di plastica dai lunghi capelli rossi da parrucchiere, un portombrelli in ferro battuto, ornato di rose di metallo, una giacca da uomo a 5 euro, un televisore, una tenda, una panca per fare addominali, un netbook Acer, temo senza garanzia, una spilla di Padre Pio, Svitol. Cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo troverai. Un forno, una banconota da 1000 lire, una motosega, un vestito da principessa per una bambina di 6 anni, statuetta africana sicuramente completa di maledizione, un'affettatrice per salumi, un binocolo, una marionetta a forma di diavolo, il robottino Emilio è meglio, direttamente dagli anni 90 e dai sogni della tua infanzia. Tuta da laboratorio, tipo Reese di Parma, taglia XXL, un accendino gigante affinché tu non lo perda, post-it affinché tu non ti dimentichi, il tapiro di Striscia la Notizia, il capitale di Karl Marx, un pugnale e una pistola, un motociclo da circo. Cosa stai cercando? No, non dirmelo. Al mercato della Bovisa tu lo... Scusi, ma veramente volevo solo sapere dove trovare un tabaccaio. Fantastico. Bello. Giovanni, hai il tuo libro lì? Mi cogli impreparato. Posso leggere io? Prego, prego, prego. Teo e Agnese sono due ragazzi che vivono lontani nel tempo e nello spazio, le cui vite si intrecciano, si accarezzano, si sfiorano senza mai toccarsi. Non possono toccarsi perché il tempo lo impedisce, non possono viversi perché lo spazio li allontana.
però si sentono, si cercano, si percepiscono e le rispettive strade sono legate da un forte amore per il mare che li porterà tanto vicini tra loro quanto distanti da casa. Si ameranno e tenderanno l'uno alla vita dell'altro e viceversa, rimarranno nella loro vita incompleti, privi di una parte che appartiene loro, inafferrabile. Due cattedrali medievali ambiziose e trascendenti, incompiute. Le lettere sono la testimonianza della presenza di uno spirito che ci accomuna. Siamo noi. Il mondo esiste perché lo creiamo con la coda del nostro pensiero. Facciamo fatica se proviamo a mettere a fuoco lo sfondo. Il mondo. Ci viene più facile concentrarci su una cosa. Meglio ancora se la teniamo fra le mani. Tutto il resto diventa opaco, informe, amorfo. Noi siamo tutto il resto. Perché amiamo le persone? Perché amiamo le cose? Perché viaggiamo? Buona lettura. Io penso che questi due libri siano diversi, assolutamente diversi, ma molto simili perché ci fanno viaggiare, ci fanno capire quanto gli autori siano innamorati del posto che hanno descritto e anche innamorati delle persone che vivono in questi posti, sia la Provenza e Cinque Terre, Rio Maggiore, e sia Milano Bovisa. Valentina, grazie a voi e complimenti a tutte e due. Grazie. Grazie a tutti gli ospiti. Io come sempre vi ricordo che i libri di Onda Adulto Edizioni, tra i quali anche i libri di Giovanni Carraretto e Stefano Pellegrini, sono acquistabili in tutte le piattaforme di vendita online, in tutte le librerie fisiche su ordinazione, oppure direttamente la casa editrice Onda Adulto Edizioni scrivendo al numero in sovrimpressione 340-841-5497 o mandando una mail a info@ondaadultoedizioni.com. Il catalogo intero di Onda Adulto Edizioni è sempre visitabile nel nostro sito www.ondaadultoedizioni.com, dove potrete richiedere la anche lettura del primo capitolo sì, di tutti i libri. Esattamente. Io questa volta vi anticipo già l'ospite della settimana prossima, dove andremo a presentare un libro che non sarà di Onda Adulto Edizioni, ma di Rizzoli. Avremo con noi i ragazzi di Chi ha paura del buio, che ci presenteranno il loro primo libro uscito l'anno scorso, ma attendiamo, è già in prevendita, attendiamo che esca anche il loro secondo libro, se tutte le stelle venissero giù. Grazie di nuovo alla dottoressa Pattaro. Grazie a voi. E grazie ai nostri ospiti Stefano Pellegrini e Giovanni Carraretto. Grazie a voi. Alla settimana prossima, buona serata. Buona serata.